Un ciao a tutti da UB76 Web Designer. E oggi in pratica, visto che mi hanno chiesto di creare una nuova promozione per la società grafica veloce di Nichilino, il mio 25 aprile 106, e mi hanno chiesto in pratica di fare una promozione dove questo logo qua, allora, in pratica dovrebbe essere tipo una meteorite che va a schiantarsi contro la mole Antonelliana di Torino, no? E poi esce fuori la promozione che mi sembra della stampa di 10.000 volantini più dei biglietti da visita che ancora mi devono dire. E comunque facciamo un video tutorial veloce per vedere che tecniche si possono usare per fare questo tipo di lavorazioni con Photoshop. Io uso Photoshop CS5. Ok, innanzitutto allora, io questo tutorial lo sto facendo così, ma non l'ho ancora provato, quindi sarà una cosa che magari non sarà immediata, però vedremo. Allora, innanzitutto lo sfondo lo sblocchiamo e lo dobbiamo duplicare facendo così. Ok, poi diciamo che questo pezzo qua, ok, bisognerebbe andarselo a scomporre, ok? Perciò adesso chiudiamo un attimo il livello sottostante, no? Andiamo a fare lo scontorno della mole. Allora, diciamo che noi vogliamo fino a questo pezzo qua, ok? Perciò facciamo una cosa. Facciamo così. Andiamo qua, prendiamo questo livello. Andiamo qua nella selezione rettangolare, da qua andiamo fino a qua, ok? Anzi, poi facciamo trasformazione in selezione perché ho sbagliato la selezione. Ok, diciamo che questa parte qua è quella che mi interessa, ok? Poi faccio copia, questo lo posso anche chiudere e anche cancellare. Allora, eliminiamo livello, ok? E qui facciamo, leviamo la, facciamo deseleziona e incolla speciale in posizione, ok? E quindi diciamo che noi poi andiamo a lavorare su questa parte qua, ok? Ora, andiamoci a scontornare questo livello, questo pezzo di mole. Vediamo un attimino come fare. Allora, strumento, bacchetta magica, selezione rapida, vediamo se mi dà una selezione. No, non mi dà assolutamente una selezione buona. Invece qua, questa qua diciamo che è abbastanza, però io, dato che sono, voglio fare diciamo delle cose buone. Poniamo su strumento gomma, ok. Diciamo che mi può andare anche bene questa qualità. Tanto poi farò esplodere il livello. Quindi, allora, andiamo anche qua. Va bene. Facciamo pure cancel. Poi vi insegno un'altra tecnica per fare questi scontorni. Molto spesso io uso il pennino. Ok. Quindi andiamo qui sopra, strumento penna. Andiamo qua. Poi creiamo un livello nuovo, ok? Poi facciamo di un colore che non sia presente nel livello, no? In questo caso magari un rosso andrebbe anche bene. Poi con lo strumento pennino selezionato incominciamo, magari ingrandiamo la visuale. Andiamo qua e incominciamo a crearci allora, mettiamo di qua. È un po' come in Illustrator, l'uso del pennino. Ok. Io adesso farò un lavoro abbastanza veloce. Thank you.
Ora faccio vedere, una volta che avete fatto diciamo metà scomposizione, fate così, unisci visibili. Allora, però leviamo il logo di grafico veloce, unisci visibili. Allora, visibili, quindi questo livello qua l'abbiamo elevato, ok? Unisci visibili. E poi fate cance, scusate. No, andate sullo strumento gomma e cancellate il pezzo rosso, ok? Adesso fate la stessa cosa per... aprite un nuovo livello, pennino, sempre come prima, e andate a scomporre questa immagine. Ok. Io lo faccio veloce, poi voi lo potrete fare anche meglio di me sicuramente. Ok, e diciamo che ok, poi strumento gomma. Allora sì, devo, allora scusate, dovevate unire i livelli visibili. Ok, diciamo che abbiamo il pezzo, no? Adesso non mi interessa qua il cielo, però perché tanto poi andrò a usare dei pennelli per il fumo eccetera. Poi rimetto l'immagine e vedete, faccio vedere una cosa, se io incomincio a fare qualche cosa, ok, vedete che comunque c'è il livello sotto, no? Perciò cosa dobbiamo fare a questo punto? Andiamo a lavorare su il livello sottostante. Dobbiamo in pratica creare uno sfondo di cielo e montagne unico. Allora, quindi come facciamo? Innanzitutto allora, qui possiamo anche chiudere. Allora, ok, innanzitutto questo sfondo io lo abbasserei di opacità, così vediamo fin dove, diciamo, il livello dove dobbiamo lavorare, no? Ok, poi diciamo che il pezzo che mi interessa è questo qua, no? Da cancellarlo. Allora noi cosa facciamo? Andiamo direttamente a cancellare questo pezzo in questo livello, eh? Quindi facciamo così. Poi se ho fatto la selezione troppo grossa, la riduco. E voilà. Poi andiamo a cancellare e vedete che qui comunque rimane un buco. Adesso deselezioniamo, l'opacità ritorna ai livelli di prima. E ok. Allora, vedete questo qui livello che ho tagliato, e questo qui. Ora cosa rimane da fare? Rimane da dare una continuità allo sfondo dietro, no? E quindi adesso andiamo a lavorare solo su questo sfondo. Allora, solitamente si usano, diciamo, per fare questi tipi di lavori. Fammi un attimino salvare. Allora, eccoci qua di nuovo insieme. Allora, diciamo che lo strumento maggiormente usato è quello clone, no? Allora, lo strumento clone come si utilizza in pratica? Voi dovete andare sulla zona del colore che volete inserire in questa mancante, no? Allora andate qua, allora prima cliccate Alt sulla tastiera, il pennello in base alla dimensione dell'area che volete utilizzare, ok? E andate a, allora cliccando Alt andate a campionare la zona e poi la riportate, ok? Nella parte mancante. Stessa cosa magari la facciamo di qua.
magari aumentiamo anche il pennello, così ogni volta non stiamo lì a romperci le balle. Ok, poi per quanto riguarda pure le nuvole, stessa cosa. Ok, magari esagerato con le nuvole. Ok, adesso arriva la parte delle montagne, compriamo l'area, poi possiamo anche fare delle cose. Tanto poi quest'area più che altro sarà coperta dalla grafica della mole, quindi anche se non stiamo lì a romperci le palle. Poi se vogliamo evitare di andare a interferire qui sotto, basta che noi andiamo a fare una selezione dell'area dove vogliamo lavorarci, così non usciamo dai margini e non andiamo a intaccare la parte che non serve duplicare, no? Quindi, utilizzando sempre lo strumento clone, andiamo qua. Ho fatto una clonata sbagliata. Vediamo un attimino, deselezioniamo e diciamo che mi può andare bene. Ora, accendiamo il livello della mole, abbassiamo leggermente. Questo qua. E voilà, avete visto che abbiamo fatto questa, diciamo, questa composizione, dove adesso in pratica noi possiamo giostrarci come vogliamo l'inclinazione della mole. Tipo, la possiamo, che ne so, la possiamo distorcere, possiamo fare tutto quello che vogliamo, no? Ok, possiamo tipo ruotare, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Logicamente poi dovremmo andare a vedere un attimino qual è la nostra pubblicità, no? Ok, in questo caso io voglio andare a scomporre a pezzetti pratica la mole, simulando anche magari un'esplosione. Ora, visto che il logo di grafica veloce arriva da sinistra, io direi di, in pratica, immaginiamo che arriva di qua. Ok, quindi automaticamente la mole dovrà ruotare verso destra. Ok, ora, per simulare l'effetto di rottura della mole, noi adesso andiamo a agire su questa parte finale qua, no? Allora, andiamo a usare lo strumento lazzo poligonale. Bisognerà tagliare a pezzetti la mole, no? Allora, facciamo qualche esperimento. Allora, voi create questa selezione, fate poi taglia, ok, incolla in posizione, ok, poi magari ruotate questo pezzo qua, ok, ruotate il pezzo in modo tale
da seguire un'ipotetica esplosione e caduta fisica di dei pezzi, no? Ok, poi io vi consiglio magari di crearvi un gruppo, lo chiamate esplosione mole grafica veloce. Ok, allora questo qui è il primo pezzo, ok, e lo mettiamo qui dentro, no? Ok, allora poi possiamo andare a, sempre andando a selezionare la mole, cioè, tagliamo la punta, facciamo taglia, incolla in posizione, e la invece questo pezzo lo facciamo cadere, lo rotiamo, ok, in modo tale che comunque immaginiamo che vada qua, no? Ok, poi qualche altro pezzo, questo lo portiamo sempre nel gruppo dell'esplosione. Poi andiamo sempre qua, andiamo a fare, magari pigliamo sto pezzo qua, facciamo sempre taglia, incolla in posizione, andiamo a ruotarlo, ruota, ok. Poi cosa possiamo fare? Diciamo l'impatto più devastante da questa parte. Poi addirittura io questo pezzo grosso lo scomporrei in vari pezzetti. Facciamo un bel taglia, incolla in posizione, lo rotiamo ancora e magari lo portiamo un po' più in basso. Lo portiamo più in basso. Poi possiamo distruggere allora questa parte qua. Allora andiamo sempre sulla, allora questo qua, questo pezzo lo dobbiamo portare qua, ok. Poi andiamo a farci questa rottura qua, taglia, incolla in posizione, mettiamo qua, lo tagliamo magari a pezzi a sua volta, pezzi più piccoli, copia, incolla in posizione, dove sei, lo rotiamo, ok. Poi vabbè, questo pezzo lo portiamo qua. Ah, ho portato l'altro pezzo forse, comunque. Allora, voi comunque se non sapete i pezzi nominati, basta che andate sui pezzi, fate col tastino destro del mouse e poi andate a vedere se corrisponde a quello che voi desiderate selezionare, no? Tagliamo anche questo pezzo qua, facciamo un bel taglia, incolla in posizione, ruota, ok. Allora diciamo che questo pezzo qua la mole, ok, e boh, senza fare troppi paciocchi, ok. Poi ragionandoci sopra dobbiamo anche fare una modifica. Allora questa è la mole, aspetta, mole, ok.
dobbiamo anche scavare qua dentro, allora, in modo tale da riprendere un attimino i danni che il logo grafico veloce potrebbe aver fatto. Non di qua. Ok. Dovrebbe essere magari tagliato tutto sto pezzo qua. Taglia, incolla in posizione, questa cosa qua, ok, la ruotiamo, ruota, facciamo cadere qua, poi questo stesso lo facciamo diviso un po' di pezzetti, copia e incolla in posizione, poi andiamo sempre qua, ok, lazzo, togliamo questo pezzo qua, copia, incolla in posizione, ma che copia, non taglia, allora andando indietro control alt z, taglia, ok, incolla in posizione, lo ruotiamo. Poi spacchiamo pure sto pezzo qua. Copia, incolla in posizione. No, sempre sto copia. Taglia. Copia in posizione. Ruota. Allora, quindi il taglio della mole, diciamo che si capisce, ok, e cosa possiamo fare? Devo far cadere, diciamo, il fatto maggiore qua, poi magari facciamo anche un danno qua, facciamo un danno qua, taglia, ancora in posizione, ruota, poi lo stesso pezzo, dov'è? Ok, andiamo qua, taglia, incolla in posizione, ruota, ok, si qua, questo pezzettino scompariamo, un altro pezzetto, taglia, incolla in posizione, ok, ancora questo pezzo.
fare. Sistemiamo un attimo questo qua. Voi al massimo, se non volete vedere visto un pezzo qua che diciamo è sempre uguale, andate avanti col video. Allora, poi esplosione, mole, poi ci tagliamo un pezzo così, taglia, colla in posizione. Ok, e va bene, dai, poi ancora diciamo questo pezzo qua con un tipo di resistere, questo qua taglia, colla in posizione. Però poi è troppo... Ok, diciamo che questo pezzo va bene. E poi magari ci facciamo qui. Allora, io sono andato un po' avanti, ho fatto qualche altro diciamo sgretolamento della mole. Ora adesso vedo che tagli che non possono essere reali. Questo pezzo, poi lo stesso pezzo lo togliamo un attimino,
Aia, collo in posizione. Rotiamo un attimo quello là. Ok. Sì, magari questo pezzo lo portiamo fin qua. Ok. Poi, ora vedete che il livello di base presenta, diciamo, un taglio che non è impossibile che rimane orizzontale, quindi andrà sicuramente a pezzi, no? E cosa possiamo fare noi? Andiamo a simulare lo sgretolamento anche di questo, no? Ok. Però, come potete vedere, qui non c'è il cielo perché non ho fatto il lavoro prima. Quindi magari una cosa, un'altra tecnica può essere l'utilizzo magari di un pennello. Andiamo a vedere quale potrebbe essere. Magari, ma senza neanche utilizzare il pennello, ci creiamo magari dei nuovi livelli con lo sfondo di questo tipo qua. Allora, andiamo a pitturare qui dentro, così simuliamo il cielo, no? Ok. Poi, allora, un altro livello. Qui dentro, ok. Poi possiamo usare sempre lo stesso livello, non c'è problema. Quindi fare uno squarcio maggiore, ok. Poi andiamo a farne uno qua. Qua andiamo a farcelo questo, così. Però non dobbiamo andare a toccare la città, perché sennò poi sembra, non sembra vero. E diciamo che così già è tutta un'altra cosa. Ora leviamo questo pezzo qua che non mi piace. Allora, questo pezzo qua, ok, adesso salviamo un attimo, però facciamo non troppo perfetto qua, ok. Deselezioniamo, ok, dai, ci siamo quasi, allora salva. Ora andiamo a simulare una un'esplosione. Allora, vi aprite un'immagine, questo magari ve la leggo alla fine del video tutorial con un link. Convertite in oggetto avanzato, ok, andate a rimpicciolirla, ok, la posizionate qua, gli date un colore scherma, ok, poi magari vi fate una maschera di livello. Allora andate qua, sfumatura da sfondo trasparente e fate così, ok, e allora aspettate ancora un po' di qua, ok, poi allargate l'esplosione. Ora l'opacità,
poi magari vediamo, andate sulle collezioni curve, vediamo un attimino. Vediamo, allora, le collezioni curve, era buona questa, ok, va bene così. Veloce, ok, ora proveremo a far una traiettoria di un'ipotetica fiammata, cioè in velocità del logo di grafica veloce, no? In pratica finisce qua la, diciamo, la giro e comincio magari di qua, no? Allora, per fare questo vi dovete dovete utilizzare i pennelli, il pennello, diciamo, della del fuoco, che io poi vi allegherò, voi lo scaricate e lo andate a posizionare in carica ai pennelli. Diciamo che è una scia bianca, ma benissimo, intonata al logo. Allora ricominciamo, facciamo la traiettoria che incomincia verso l'alto, così, ok, poi duplichiamo il livello, ok, andiamo di qua e lo facciamo leggermente più grande e lo duplicate, così risulta più spesso, ok? Poi questi qua li unite, collegati i livelli, anzi fate unisci i livelli selezionati, ok, fate duplica, poi state qua, lo ruotate, così, e duplicate questo livello, duplicate questo livello, ok, poi dopo ancora duplicate il livello, lo ruotate, lo ruotate fin troppo. Poi di questi possiamo fare per fare che unire i livelli, ok, poi fate una maschera come qua, una sfumatura al contrario, ok, facciamo così. In modo tale che sembra che appunto sia passato il logo di grafica veloce. Ok, poi andiamo a prendere tutti questi. Quindi così
inviarci anche poi le convertite e le masterizzate. Che ne sa? Se avete potete questo fumo, ok, dopo questa operazione in pratica andiamo a fare, allora ok, allora innanzitutto duplicatevi il file e scrivete mole unique level, unico livello, ok, quindi deselezionate un attimo nel logo, poi unite i visibili. Anzi, fate così. Portatevi il login in un altro documento. Ok. Poi potete anche cancellarlo. Qua unite. Anzi, ricreate un attimo il documento in pixel per YouTube, che è 1280x720. In RGB va bene. Ok. Poi portate tutta l'ambaradan nel nuovo livello. Ok, ok. Poi unite tutto. Il livello, ok, poi qui ci andiamo, allora andiamo ci metto colore, correzione, allora qui facciamo ok, allora poi dopo aver creato questo livello faccio vedere un po' di trucchetti, no? Allora andate su livello, nuovo livello di regolazione, cominciamo col filtro fotografico, possiamo fare rosso, poi facciamo moltiplica, ok, vedete con questo qua abbiamo un bel effetto drammatico della nostra composizione. Ok, ora andiamo a prendere il nostro grafico veloce, mettiamo qua, ok, e direi che diciamo la composizione è venuta veramente bene, molto carina, e non mi rimane che inserire i dati dell'azienda. Li vado a prendere nel sito. Ok, copiamo questi dati e andiamo a creare la nostra composizione. Allora va bene, qua fare un schiarisci, non è bianco.
stanco. Anzi, facciamo sì. Facciamo normale. Velocità ridotta. Velocità ridotta. Poi prendiamo il colore nero. Ok. E andiamo a fare un incolla. Diminuiamo il carattere. Grafica veloce e nichelino tel max cell Live my dream. I'm
100. Anzi, poi vi faccio vedere una cosa: se voi volete in pratica salvare uno stile di livello, andate su un nuovo stile, scrivete nero, ok, poi dopodiché volete prendete il livello dove applicare questo effetto, andate su finestra stili, ok, l'ultimo creato è il nostro effetto. Ora è conclusa. Come minimo chiamo anche il mio logo. L'ho preso. Vediamo qua. Allora, questo è il 12. Poi volevo dirvi una cosa, che ho creato anche una community che si chiama PES 2012 The Best Goal, dove potete inserire i video dei vostri miglior goal o anche foto eccetera. Basta che andate su Facebook e scrivete PES 2012 The Best Goals, ok, e basta. Diciamo che la fine è chiusa, sì, è proprio 2012. Facciamo il 2012 più grosso. Duplichiamo il promo. 2012. Le promo 2012: 10.559 euro, 5.000 biglietti 79 euro e 5.000 deplan 100. No, ho sbagliato. Allora, 10. Sì, sì, giusto, giusto. Ok, aspetta, è questa qua, 179, qui l'errore. Ok, quindi per qualsiasi domanda o richiesta di video andate sul mio profilo Facebook e digitate B76 Web Designer e richiedetemi altri video tutorial, se avete dubbi o difficoltà
non c'è nessun problema. E poi visitate il sito www.graficaveloce.it e il mio sito personale www.ub76webdesigner.com. Un ciao a tutti e un buon Natale!